come dice la Bibbia, il luogo della presenza di Dio. L'incontro, prima di tutto, verticale, quello con Dio, con la sua parola che scende dall'alto, dall'infinito e dall'eterno. E dall'altra parte c'è l'incontro invece orizzontale, quello tra i fratelli, nella comunità. Ed è per questo motivo che sempre l'inizio di ogni celebrazione, come anche tutto lo svilupparsi della stessa liturgia cristiana, ha i saluti, ha la stretta di mano, ha la preghiera comune che si fa per la preghiera dei fedeli. E naturalmente anch'io inizio questa riflessione, prima di incontrare la parola di Dio, inizio con questo incontro, l'incontro con voi che ormai è una orientarmi soltanto a una realtà semplice, in verità a due piccole riflessioni legate a parole. La prima parola è forse un po' strana da scegliere, perché per noi non vuol dire molto. È la finale della grande benedizione sacerdotale che si legge in apertura, dove l'ultima parola fondamentale che giustifica l'ingresso nell'interno di questa liturgia, la liturgia di Capodanno, dedicato anche a partire da Paolo VI anche alla giornata della pace, è la parola pace, ti conceda pace. Ma c'è poi dopo una nota: così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. In realtà nella Bibbia questo verbo porranno è importante. Salushemi, porranno il mio nome. È un modo per indicare che sulla comunità si stende come un manto, il manto della benedizione di Dio, che avvolge, coinvolge e si rivolge alla comunità. Per questo il verbo porre non è semplicemente un modo di dire, è proprio il segno simbolico della presenza della benedizione, come il cielo che sta sopra di noi. In qualsiasi punto noi andiamo nel mondo abbiamo sempre sopra il cielo. Così Dio pone questo tetto sopra i suoi fedeli, un tetto di protezione, che è la benedizione. Ecco, io su questo verbo porre vorrei però, naturalmente molto liberamente, ricordare a voi tre declinazioni possibili del vocabolo. La prima è quella, naturalmente, spontanea, che purtroppo registriamo, imporre. E imporre, noi sappiamo che cosa vuol dire nell'interno della storia dell'umanità. Vuol dire l'oppressione, vuol dire la schiavitù, vuol dire il condizionamento. E noi sappiamo che usciti da dittatura,